Sogno realizzato di un trentenne, costruire una barca interamente green che viaggia a energia solare. L'inviate Massimo Mignanelli. Navighiamo sul lago di Viveroni in Piemonte, nel più assoluto silenzio, solo il rumore dell'acqua. Imbarcazione spartana, ma il grande pregio di viaggiare ad energia solare. L'ha creata Simone, 30 anni, e tante idee green. Un'imbarcazione ecosostenibile, 100% green, mi sposto con l'energia del sole tutto il giorno, soprattutto nelle giornate estive. Un prototipo costruito utilizzando pezzi e strumenti di recupero. È costruita con pezzi ricavati da un'imbarcazione che all'epoca era un vecchio pedalò. Ho ristrutturato completamente e poi poco per volta ho creato una struttura per supporto pannelli fotovoltaici che mi permettono di produrre l'energia elettrica sufficiente per spostarmi. I prossimi mesi saranno fondamentali per mettere a punto l'imbarcazione per realizzare il suo sogno, navigare il Po da Casale Monferrato a Venezia. Navigare un fiume, il grande fiume, il Po, non è come navigare sul lago. Quali possono essere gli imprevisti, le difficoltà? Sì, la navigazione fluviale potrebbe avere degli imprevisti come ad esempio l'irregolarità del fondale, le correnti e soprattutto anche la stanchezza per un lungo viaggio. Simone navigherà per 70 km al giorno e conta di arrivare a Piazza San Marco in 10 giorni. E ora parliamo di un'altra imbarcazione, Luna Rossa, e della sua